Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei vedere delle subordinate in lingua russa a livello A1. In questo video voglio vedere le congiunzioni «что», «когда», «где», «если» e altri e l'uso delle congiunzioni, per esempio «потому» e «потому что», per esprimere il rapporto di causa ed effetto. Se siete pronti per imparare e approfondire le vostre conoscenze linguistiche, continuate a guardare. Le subordinazioni sono un elemento chiave nella costruzione delle frasi più complesse. Le congiunzioni come «что», «когда», «где», «как» o «если» svolgono un ruolo molto importante nel collegare i frasi principali a quelli subordinate, dando più dettagli e sfumature ai tuoi messaggi. Cominciamo ad esaminare alcune frasi con le congiunzioni «что», «когда», «где», «как» e «если». «Что» – «che». «Я знаю, что он любит кофе». «So che gli piace il caffè». «Я знаю, что он любит фильмы». «So che gli piacciono i film». «Когда» – «quando». «Я пою, когда готовлю». «Canto quando cucino». «Когда идет дождь, я остаюсь дома». «Quando piove, rimango a casa». «Где» – «dove». «Она работает там, где есть компьютеры». Lavora dove ci sono computer. Мы будем в парке, где есть красивые цветы. Saremo al parco, dove ci sono fiori bellissimi. Как? Come? Он учил меня, как играть на гитаре. Mi ha insegnato come suonare la chitarra. Он учит меня, как плавать. Mi sta insegnando come nuotare. Если. Se. Если будет солнце, мы пойдем на пикник. Se sarà il sole, andremo in picnic. Если будет солнце, пойдем на прогулку. Se ci sarà il sole, andremo a fare una passeggiata. Non dimenticate sempre mettere una virgola prima di queste parole, soprattutto nelle frasi molto semplici che abbiamo appena visto. Vediamo le congiunzioni «потому что» – «perché» e «потому» – «perciò», che esprimono il rapporto di causa ed effetto. «Потому что» – «perché» – «он опоздал на работу» – «потому что пробка была большая». Quindi è arrivato in ritardo al lavoro perché c'era un grande ingorgo. Он не пришел, потому что был занят. Non è venuto perché era occupato. Потому, perciò. Я устал, потому иду спать. Sono stanco, perciò vado a dormire. Hai ora una migliore comprensione delle subordinazioni e delle congiunzioni di causa ed effetto in russo. Spero che questo video ti abbia aiutato a chiarire alcuni concetti fondamentali. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è stato utile e commentare con le vostre domande o riflessioni. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Paka paka!